al mercato di Campagna Amica di Coldiretti e di Via Paolucci a Pescara, in concomitanza con altre città italiane e capoluoghi abruzzesi. Questa mattina sono stati consegnati 400 pacchi qui a Pescara e altrettanti nelle altre città, pacchi alle famiglie più bisognose. Al presidente regionale di Coldiretti, Silvano Di Primio, chiedo subito cosa contengono questi pacchi. Sono pacchi che contengono la genuinità del nostro paese, non sono fondi di magazzino, ma è cibo di elevatissima qualità, come è sempre stato nei mercati di Campagna Amica. Ci sono le conserve, la pasta, legumi secchi, c'è carne in scatola, c'è pecorino, c'è un po' di tutto, quello che può far più dolce questo periodo natalizio. Cresce il numero delle persone e delle famiglie in difficoltà anche a causa del Covid-19 e questa è una iniziativa che si inserisce in altre che Coldiretti ha organizzato a livello nazionale e regionale. Ci ricorda le principali? Purtroppo anche parecchie persone, parecchi lavoratori che vivono nel sommerso soffrono perché non sono censiti e queste persone hanno la difficoltà di arrivare al fine del mese e non sanno cosa proporre ai propri figli. Noi come Coldiretti da tempo ormai abbiamo sempre preso in considerazione la solidarietà, lo abbiamo fatto con la spesa sospesa, lo stiamo ancora facendo con la rete di Campagna Amica in tutta Italia, dando la possibilità alle famiglie quantomeno più solidali lasciare pagata la spesa ai concittadini meno fortunati. Abbiamo consegnato 250 kg di pasta in Abruzzo sempre tramite la rete di Campagna Amica e oggi con la rete di Campagna Amica abbiamo 400 pacchi di 35 kg, come dicevamo, di merce di elevatissima qualità che verranno consegnate a queste famiglie. È ovvio che questo è merito anche delle amministrazioni locali, del sindaco Carlo Masci, che ci dà la possibilità innanzitutto di avere questo punto vendita di Campagna Amica, ma anche di organizzare insieme a loro questa solidarietà.